si muove fra due pulsioni, quella diciamo antropologica, che è una stanza di un ambiente povero in cui la memoria di chi ha vissuto qui, anche con un disturbo della mente, vivendo isolato e avendo dei dipinti religiosi che non ci sono più, devozionali, e queste immagini alle pareti, è una storia che appartiene alla dimensione dell'uomo e ai paradossi dell'esistenza, per cui un monumento dell'arte senese del primo 400 rimane il dominio di una sola vita, di una mente in qualche modo oscurata o turbata. Finita quell'epoca, quella in cui io sono venuto qui, in cui la testimonianza antropologica è così carica, rimane l'epoca in cui invece questo ambiente viene bonificato e resta il monumento, perdendo una parte della vita successiva, che è quella imprevedibile, che è quella che il tempo dà alle cose, poi fa coprire gli affreschi e poi trasforma gli ambienti da religiosi a domestici. E quindi siamo in una fase intermedia in cui sentiamo ancora quello che è appena passato e torniamo invece al tempo reale di questa crocifissione, che doveva svilupparsi sulla parete molto più ampia, il doppio di questa, in un'estensione significativa e con una tecnica sopraffina per la conservazione perfetta degli affreschi, certo perfetta va detto per chi ha esperienza tecnica, ma in realtà la visione del colore è assoluta, il muro non è turbato da nessun elemento di umidità o di altro, i sollevamenti non se ne vedono, la carbonatazione fra il colore e l'intonaco fresco fu perfetta, si leggono perfettamente i motivi del disegno fatti con il chiodo, cioè partendo da un cartone che poi determina questo motivo delle mani che non sono delle mani dell'armatura, che sono incise, lo spessore del colore è molto alto, per cui possiamo dire che è, nonostante l'apparenza, un affresco in perfetto stato di conservazione, perché temporaneamente frammentario, in attesa di recuperare quello che è sull'altra parete, dove sicuramente le figure delle donne dolenti sotto la croce, perché lì sono sotto la croce, quindi qui dove c'è la trave, c'era la croce, continuano fino a terra. Tutto questo, quindi ci sono gli armigeri, quelli che indicano, secondo la scritta che viene da Matteo, la crocifissione, e lì ci sono le pie donne e la Maria svenuta, o sul punto di perdere le forze. Nessun dubbio, cioè siamo nel territorio inevitabile, che il pittore sia un pittore senese. Una dimensione narrativa piuttosto sviluppata e senza troppe sintesi, come nella pittura del 400, del 300 ci indica che siamo già nel 400, sia pure con tipologie che ricordano la pittura trecentesca, da Simone Martini a Lippo Memmi, ma qui siamo più o meno al tempo di Sassetta, di Giovanni di Paolo, e l'ipotesi che è stata indicata è quella del fratello di Vecchietta. Io sento, dal punto di vista della morfologia, che non dovremmo andare oltre il 1430. Il pittore dovrebbe essere facilmente individuabile, visto il motivo delle barbe che ricorrono in questo modo questi intrecci e anche il bellissimo volto di questo che sta sotto la croce ai piedi dei cavalieri. Il motivo degli occhi delle donne potrebbe essere ingrandito e paragonato a tipologie di altri artisti che potrebbero rapidamente portare al riconoscimento. E comunque è una riapparizione importante, ricordata da fonti dove io forse trovai notizie quando venni la prima volta, senza indicazioni precise e con una, diciamo, leggenda che quando poi venni in questo riascallino si indicava questo luogo come un luogo dove rimaneva una reliquia interessante, e così come l'ho vista mi apparve tale, ma fui travolto soprattutto dalla situazione psicologica della persona che era qui a guardia di questo monumento assoluto che teneva solo per sé, con una consapevolezza intuitiva ma non storica. Adesso entriamo nella fase dello studio, della ricerca e del recupero davanti a un monumento importante della pittura del primo 400 senese, quindi si tratterà di studiarlo, di pulirlo e di essere orgogliosi di averlo restituito
alla universale conoscenza. Qui si vede un po' Taddeo Di Bartolo, questo motivo degli occhi, vedi che sono tutti uguali, lo trovi in un altro pittore, fai l'ingrandimento di questo, puoi fare un po' di paragoni. La cosa più brutta di me è